Buonasera femmini e benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, sono felicissima perché finalmente vi posso mostrare la nuova collezione di Nabla che è disponibile da adesso su caritashop.com. Quindi alla fine di questo video precipitatevi su caritashop.com e la trovate nelle novità la nuova collezione di Nabla, che è anche scontata in offerta lancio appunto apposta per voi. Ragazzi, adesso vi faccio vedere un po' i prodottini, ma prima iniziamo con un po' di routine, perché ovviamente lo sapete che io ci tengo tantissimo a curare anche la pelle, quindi prima di truccarvi mi raccomando idratate sempre la pelle. Ragazzi, adesso in questo Get Ready voglio anche un po' sfogarmi con voi e parlarvi un pochino a cuore aperto davvero, dirvi delle cose che probabilmente non vi ho mai detto, e quindi ci tengo a fare questo video un po' chiacchiericcio, sia per mostrarvi i prodotti sia per parlare con voi che siete la mia family. Indosso anche i miei nuovi gioielli Carlita Jewelry, quindi che ormai già li conoscete perché ve li ho mostrati abbondantemente. Stavolta indosso la collana con le medagline che sta facendo veramente scalpore, infatti le abbiamo quasi finite tutte, sono favolose, e il completo con il corno. Ho dimenticato di mettere il bracciale, ma dopo lo andrò a mettere prima di uscire, quindi la collana con gli orecchini, anche questi mi stanno piacendo un sacco ragazzi. Anche i gioielli sono scontati su caritashop.com, quindi vi aspetto per gli ultimi regali di Natale, rifornimenti eccetera. Allora ragazzi, mi sono appena fatta questa maschera in tessuto tipo ghost e vi giuro che è stupenda, infatti mi ha lasciato proprio la pelle molto rimpolpata, compatta e bellissima. La maschera in questione è questa qua, è una maschera super low cost che ho inserito da poco su caritashop.com. È veramente favolosa, ragazze, ve la straconsiglio. Oltretutto costano pochissimo e sono carini anche come idea regalo, perché sono dei pacchetti, vedete, su cui inserire anche il nome a cui regalarla, cioè devo anche autoregalarmela, insomma gli autoregali sono sempre belli ragazze. Comunque vi metto come al solito tutti i link dei prodotti nel box informazione sotto, quindi aprite il box informazione e trovate tutti i prodotti che adesso utilizzo. Allora, la maschera è ottima, veramente mi ha lasciato una bella pelle, e poi basta tenerla solo 10 minuti sul viso e vi fa un bellissimo effetto. Io mi metto il siero al collagene, che lo amo, e vi consiglio sempre di mettere un siero prima della crema viso, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui comunque fa tanto freddo. Poi questo qua al collagene va bene per tutte perché non unge e contiene appunto collagene che assieme all'acido ialuronico, infatti noi su Carita Shop vendiamo tantissimo sia questo siero che quello all'acido ialuronico, sono due ingredienti principali per mantenere la pelle bella, luminosa, senza imperfezioni, compatta, quindi vedete non lasciamo molto nulla. Ok, dopo il siero io metto la crema purificante, questa qua di Alchemilla, anche questa qua la vendiamo un sacco, viene in questa scatola, è favolosa ragazzi, soprattutto per voi che avete la pelle mista e impura, quindi volete qualcosa di leggero. Questa è praticamente oil free, una crema opacizzante che non vi fa lucidare il viso durante la giornata e in più vi libera il viso dalle impurità come punti neri, poli dilatati, imperfezioni, brufoletti, è proprio purificante. Mi raccomando, mettete la crema anche sempre sul collo, e la cosa bella di questa crema, vedete che subito si asciuga, quindi subito vi potete truccare, perfetta come base trucco. Ragazzi, se avete la pelle mista e pure grassa, provatela, è top. A questo punto, come contorno occhi, io sto usando questo qua che non si vede bene, vediamo così se si vede, eccolo qua, questo contorno occhi all'olio di argan ed è favoloso. Io lo consiglio per tutte le ragazze, io prendo così con il posteriore dell'unghia, però andrebbe bene anche con un cucchiaino. È un contorno occhi molto denso e corposo ragazze, poi questo barattolino ce l'ho tipo da 3-4 mesi, mi dura tantissimo perché ne basta poco. È un contorno occhi favoloso perché fa anche da primer prima di mettere il correttore e fa in modo che il trucco non vada a finire nelle pieghette e illumina tantissimo, non mi veniva la parola, illumina tantissimo lo sguardo, distende il contorno occhi, quindi le rughette, ed elimina anche le occhiaie, quindi è favoloso. A me piace un sacco questo correttore, soprattutto
Se avete veramente bisogno di nutrire il contorno occhi, di eliminare le occhiaie, le rughe e tutto, è veramente favoloso. Illumina lo sguardo, è proprio speciale questo contorno occhi, io lo amo. E poi metto questo balsamo labbra, che questo qua l'ho preso adesso dallo shop, me lo sono fatto portare perché... Oh, oddio, scusate, non fate questa cosa, non aprite le cose con i denti perché i denti costano, quindi se si rompono... Costano tanto. Comunque, ragazzi, questo è il balsamo labbra volumizzante alla menta e all'aloe vera. Perché voi lo comprate un sacco su caritashop.com? Vi piace un sacco? Che profumo alla menta! Ha un bellissimo effetto volumizzante, che appunto la menta è molto rinfrescante. Adoro, mi piace un sacco, bello. Mi piace, ragazze, mi piace molto. È volumizzante, ok? E quindi adesso me lo tengo su mentre mi trucco e chiacchierò con voi. Sono tutte le lip kit, poi ci sono gli illuminanti, adoro. Poi ci sono i lucida labbra che mi hanno fatto impazzire. Poi c'è l'eyeliner, adoro. Dov'è l'eyeliner? Eccolo qua, l'eyeliner nero. È pazzesco, a penna, quindi anche per le imbranate come me. Poi c'è il set di pennelli che è stupendo. Comunque, ragazzi, ci sono un sacco di cose stupende. Io anche alla fine del video vi farò una panoramica, quindi di tutti i prodotti. Adesso mi trucco un po' e allora, sul viso vado a mettere, innanzitutto vado a fare la base, lo sapete io utilizzo sempre questi correttori qua, 03 di Alchemilla, il compatto appunto, e questo qua ve lo consiglio anche per coprire i brufoletti, le imperfezioni, perché stick, e poi è naturale bio, quindi va anche a diciamo curare le imperfezioni oltre che a coprirle. Vi metto il link nel box informazione, ve l'ho detto, ve lo ripeto, così fate meno fatica a cercarli sullo shop. Ok, ragazzi, a questo punto lo estendo un po', ma questo praticamente si stende da solo, è favoloso sto correttore. E poi vi metto questi qua fluidi. Io uso in particolare il 2, che va a coprire proprio il grigiore delle occhiaie, vedete? E poi... Ok, lo stendo. Ok. E poi vado a mettere l'uno. Con l'uno vado a illuminare l'uno, il correttore numero uno, questo qua di Nabla, è favoloso, mi piace un sacco perché va proprio a coprire tutte le occhiaie. Favolosissimo. Utilizzo il pennello per correttore, trovate tutto ovviamente su caritashop.com. Mi piace mostrarvi i prodotti, insomma, quando li metto in vendita sullo shop, di modo che sapete bene cosa acquistare, anche se voi siete bravissime. Anche sul sito c'è un sacco di foto. Se venite su caritashop.com, noi mettiamo sempre un sacco di foto, di modo che possiate avere una visione veramente complessiva ed esauriente dei prodotti. Ragazzi, a questo punto metto il fondotinta, questo qua di Alchemilla, adoro, amore profondo, lo amo profondamente. Come colore sto utilizzando lo 03, che per me in questo periodo dell'anno va bene perché è proprio un colore medio. Il 2 e il 3 io consiglio sempre, utilizzo la spugnettina questa qua di Nabla, che va sempre a ruba su Caritashop questa spugnetta. Però è vero che è bella. Allora, ragazze, come colore per il fondotinta di Alchemilla, che è naturale, bio, è ottimo, quindi non vi fa uscire brufoletti, nulla, io vi consiglio di prendere o il 2 o il 3 se avete una colorazione media, che sono le colorazioni che vanno bene per tutte. Se poi avete una pelle molto chiara, prendete l'1. Se avete una pelle molto scura, prendete il 4 o il 5. Il 4 ancora non è proprio scurissimo, il 5 sì. Quindi il 5 è scurissimo, 1 chiarissimo. 2, 3, 4 sono per le colorazioni medie. Ok, quindi adesso picchietto. Comunque, a proposito di questa cosa che vi volevo dire, sapete che io su Instagram sto curando un po' il mio feed, le mie foto, quindi sto cercando di fare delle foto più professionali proprio perché mi piace, perché io ho sempre amato la fotografia. Per me è proprio una... Magari mi ha diminuito un po' la luce, perché mi sparaflesciava troppo.
Ok, comunque sapete che io su Instagram sto facendo delle foto un po' più professionali appunto per curare il mio feed perché ci tengo tantissimo, proprio perché, anche perché, allora, perché mi piace, io sono una persona molto perfezionista, quindi mi piace fare le cose bene, e quindi mi piace curare tutto, no? Sto anche attenta a curare i miei video, offrirvi dei contenuti buoni, cioè io mi applico molto e ci devo molto, quindi ecco, questa è la cosa. E se non faccio le cose bene, posso anche impazzire perché sono fatta così, ci tengo molto a fare tutto bene. Cipria, ovviamente questa qua, ah, o io uso questa, però questa già ve l'ho fatta vedere in abbia e polvere. Adesso voglio usare questa qua, che mi pare che non ve l'ho mai fatta vedere in video e mi piace un sacco, che è la compatta di Alchemilla, adoro ragazze, la Invisible Powder. La metto col pennellone da Terra di Nabla, ne metto proprio poca, questa mi piace un sacco perché è opacizzante, ragazze, di solito uso una di queste due, insomma. Comunque ragazzi, vi dicevo, a me piace insomma fare le cose bene perché io sono fatta così, a volte c'è la frase che mi dice spesso chi sta a contatto con me. Mi dice sempre questa frase, ma dai, ma cosa te ne frega, ma non ti applicare. Io dico, ah, mi piacesse di non applicarmi, però io sono fatta così, cioè come dire, una persona a cui, non so, piace, c'ha una passione, c'ha una cosa, cioè a me io sono fatta così, quindi sono perfezionista, quindi mi piace applicarmi, se non lo faccio sto proprio male, cioè se le cose proprio precisi, io sono molto perfezionista, quindi questo è quanto. E quindi ci tengo a curare il mio feed e quant'altro. Guarda il contouring, che io, diciamo, come faccio a valorizzare i zigomi, che spesso mi dicono sei rifatta, i zigomi mi rifatti. No, è semplicemente contouring. Io uso questi qua, che poi metto il nome nel box informazioni sotto. Queste terre, mi sono fatta la palettina con tutte le terre in blush, queste qua di Nabla. Vi invito a farvelo anche a voi perché così risparmiate spazio, avete tutto qua dentro. Metto questi blush, io allora queste terre sono fantastiche, ragazzi, ho messo i nomi nel box informazioni così ve le comprate anche voi, sono stupende per farvi il contouring. E appunto vado a passarlo qua sotto lo zigomo, proprio per mettere di salto lo zigomo. Vedete come sembra proprio che avete gli zigomi rifatti, ma non è vero. E poi ne metto un po' qua per allungare lo sguardo, metto qua e sento proprio questa cosa che mi allunga lo sguardo, adoro, mi piace un sacco, proprio, sembra proprio che ti allunga. Comunque ragazze, vi dicevo, a me piace quindi curare le cose, quindi vedete anche per il trucco, io spesso guardo anche i tutorial di trucco delle americane, insomma mi approfondisco, cerco sempre di migliorare perché è proprio una mia caratteristica. Adesso prendo un pennello, allora dal set di pennelli di Nabla, ecco qua, oh mio Dio, come sono belli, sono molto belli. Prendo questo qua che sarebbe l'highlighter brush. Guardate come c'ha il manico tutto sbrilluccicoso, adoro. E vado a usarlo per fare il contouring sul naso. Questo serve per fare per stringere, vabbè, questo serve per l'illuminante, però lo uso anche per questo, cioè per stringere un po' il naso, vedete, farlo sembrare più stretto, più bello. E quindi niente. Vi stavo dicendo, io sono fatta così, quindi però mi dispiace quando poi alcune persone dicono delle cose, diciamo, false per quanto riguarda, diciamo, il mio personaggio, le cose che si possono dire su di me. Io accetto qualsiasi cosa, insomma, perché anche una critica può essere utile, anzi spesso lo è. Come brush utilizzo questo qua, questo rosato, che è molto bello, rosato pescato. E lo metto un po' qua, non voglio esagerare col trucco, ok? E voglio mettere l'illuminante nuovo. Dov'è? Eccolo. Allora, l'illuminante è uscito di due colori. Io userò adesso questo qua, Crown, che è quello più sul dorato, insomma. Mamma mia, ragazzi, è la meraviglia. La meraviglia. Vabbè, già è bellissimo, è fighissimo. Ok, ho capito che, ecco, mettendo da vicino le cose si vedono. Bellissimo ragazze, e metto col pennello appunto da illuminante. Dov'è?
Allora, vi sto dicendo, l'illuminante, no vabbè, bellissimo, stupendo, va messo qua, quindi sul punto più alto dello zigomo. In questo modo, avendo messo la terra sotto, l'illuminante sopra, sembra che voi abbiate rifatto gli zigomi, cioè dà proprio l'effetto proprio dello zigomo sporgente e favoloso. E poi l'illuminante, questo è bellissimo, sembra più, cioè, è proprio la tecnica che viene fatta, mette l'illuminante qui, qui, qui e qui, poi mette un po' sull'arco della bocca, ecco qua. Ok. E praticamente avevo pubblicato questa foto su Instagram, questo era il succo. Ah, c'è anche questo, vuoi mettere l'illuminante? No, vabbè, pazzesco. Questo è anche lui tutto sbrilluccicoso, pazzesco. Vediamo com'è. Oh, no, vabbè, mi sento troppo diva con questo pannello. Oh mio Dio. Mi voglio di spargerlo ovunque. È bellissimo. Cioè, guardate l'effetto glow. Glow. Oh mio Dio, come sono glow. Vabbè. Allora, ragazzi, a questo punto io devo scegliere fra i miliardi di tinte lucida, labbra e cose. No, vabbè. Allora, c'è questa tinta che mi piace un sacco, a me metterei proprio questa. Però in realtà c'è un sacco di bella roba, quindi io ho l'imbarazzo della scelta. Allora, avevo selezionato questa qua che è Lysergic Red ed è pazzesca, ditemi se non è pazzesca questa tinta. Però poi avevo selezionato anche il Lip Kit Attractive, eccolo qua, e anche questo mi piaceva perché è un nude, tinta e matita, che è stupendo, e poi anche lucida labbra, quindi non so quale scegliere. Questo è Shine Theory, adoro, no vabbè, wow. E poi c'è l'eyeliner. Allora, l'eyeliner io adesso voglio provarlo con voi, Serial Liner. E poi ci sono le pochettine. Allora, questa pochettina è stupenda, ragazze, vanno sempre a ruba, quindi fate in fretta. E poi c'è la pochettina con tutti i pennelli, che sono bellissimi. Cioè, è bello come idea regalo questo qua, perché appunto nel set ci sono un sacco di pennelli, potete fare tutto, sfumare gli occhi, le labbra, tutto, quindi adoro. Comunque, ragazzi, adesso mi metterò l'eyeliner, mi metterò l'eyeliner e sfiderò tutta la mia imbranataggine. Andiamo. Ah, ma prima forse devo mettere un po' di ombretto. Con la Poison Garden, la nuova palette, vado a mettere un po' di... Anche questa qua la trovate rifornita su calitashop.com, perché va sempre a ruba e noi puntualmente... ci vuole un po' di tempo per rifornirla. Adesso l'abbiamo rifornita, quindi la potete acquistare. Scusate se sto parlando tutto il video, ecco, per esempio questa cosa non mi fa innervosire, io sto tutto il video con la testa bassa, però purtroppo ho le cose qua e quindi sto selezionando i pennelli da scegliere. Allora, questo mi piace un sacco per sfumare, adoro. Poi questo qua per appoggiare l'ombretto, ok, direi che ho scelto questi qua. Questi due sono stupendi, uno per sfumare e uno più piccolo per mettere l'ombretto, cioè c'è tutto, veramente un set completo di pennelli. Questo canvas, che è il neutro, e lo vado a mettere su tutta la palpebra. Ok, nel frattempo vi racconto sta cosa. Allora, praticamente su Instagram avevo pubblicato sta foto, che praticamente era una foto che avevo fatto allo specchio. Di solito non pubblico mai foto allo specchio, perché non sono secondo me foto professionali eccetera, però ogni tanto ci vuole una foto scialla, insomma, così fatta a volo. Poi metto un po' di questo qua, come mi piace, ragazzi, sto color caramello honey, adoro questo è stupendo. Comunque lo metto un po' nella pica. Comunque, praticamente, io avevo messo questa foto. Era una foto che si vedeva che era fatta da me, perché voglio dire, si vede nel selfie, nello specchio. Venite a vedere anche voi su Instagram, così capite. E si vedeva appunto che c'era il telefono. Era una foto fatta a volo, vi giuro, mai come quella volta. Veramente fatta a volo, perché io stavo uscendo, stavo anche vloggando, perché avevo l'outfit, poi quello con la gonna che vi avevo mostrato appunto nel vlog di ieri. E quindi feci sta foto a volo, ma proprio 3 secondi ci misi, non feci neanche più di uno scatto, cioè fu quello e basta lo scatto che io feci.
Quindi neanche poi dopo che dovevo scegliere quale foto pubblicare, semplicemente era quella e basta. Adesso mi metto un po' del marrone, questo qua, marrone questo, un po' brillante, e vado a metterlo un po' nella piega, così per dare un po' di profondità allo sguardo. Niente ragazze, quindi alla fine io avevo pubblicato sta foto, non me l'ho neanche applicata, vabbè basta. Comunque, praticamente cosa è successo? Sapete che io ho le gambe molto magre, cioè chi lo sa, cioè chi mi segue lo sa, chi mi conosce nella vita, chi mi segue anche, perché comunque voglio dire anche dai video si vede che io ho sempre avuto gambe molto magre e ho praticamente le ginocchia un po' a punta. Può essere una cosa brutta, può essere, cioè io non ci ho mai riflettuto se è una cosa brutta, se è una cosa bella, non lo so, semplicemente io sono fatta così, cioè, ho praticamente il polpaccio inesistente, ho la gamba malissima e ho il ginocchio a punta e le mie gambe sono molto magre, però insomma sono le mie gambe, me le tengo così, voglio dire, non è un dramma eccetera. Molto spesso mi sono resa conto che alcune cose, alcune caratteristiche sono le persone a farti notare i tuoi difetti, che magari tu sfumo un po' con questo qua narrative, che è un beggiolino, che magari tu non ti accorgeresti nemmeno, e questa cosa mi dà fastidio veramente, perché penso sempre magari no, mia futura figlia o comunque una ragazzina magari che mi segue, che è più piccola, magari deve sentirsi tutte queste cose. Ma non sapete quanta gente mi ha scritto, prendo adesso questo qua un po' più grande per mettermi il chiaro sopra e sfumarlo, appunto sempre canvas, e non sapete quanta gente mi ha scritto per dirmi oh mio Dio, le tue gambe sono stecchini, stuzzicadenti, stecchini, mi fanno impressione, ma perché hai le gambe così magre? Comunque ci sono rimasta veramente male, sotto per le ragazze che magari hanno come me le gambe magre, molto magre, e potevano leggere questa cosa. Io spesso rimango male, non tanto più per me, perché ormai io ci ho fatto il callo, quindi so che alcune, mi sono abituata alla mancanza di delicatezza di certe persone su internet, però dico, certe espressioni tipo gambe stecchino, stuzzicadenti, non sono offensive quanto dire a una persona grassa oppure nella cellulite, oppure tutte queste cose qua, ugualmente offensive, secondo me possono essere evitate, basterebbe soltanto, scusate un preocchio, rifletterci un attimo e dire, oddio, cosa sto dicendo? Per trovare. Che c'è, amore? Tu hai detto. Tu c'è. Grazie. Io freddo. Sì, accendi i riscaldamenti. Ah, beh, guarda te. Va bene. Belli libri. Devo andare bene. Bello. Ragazzi, il mio è bello. Sì. Non mi fare il video, amore. Ragazzi, adesso mi metto l'eyeliner, serial liner. Questi ragazzi vanno a ruba, quindi dovete acquistarli in fretta. E niente, ragazzi, praticamente io, insomma, sono rimasta male. Aspettate che, oh mio Dio, mi avvicino un po', però voi mi vedete? Non vedo neanche perché sono ciecata, quindi chiudendo un occhio non vedo proprio niente, vabbè. Vabbè, ci proverò. Però devo dire che è molto semplice, ho già fatto la prima linea, senza vedere nulla, ce l'ho fatta a caso. No, vabbè, sono stata bravissima, ho fatto una linea così e mi è andata bene, adoro. Finalmente un eyeliner per le imbranate, e vai. Ok. Ok, ragazze, non mi sbilancerei più di così, direi che ci accontentiamo, è venuta una bella linea. E quindi vi dicevo, io ho detto, vabbè, ma si possono evitare questi commenti, stecchino, cose, cioè come se, non lo so, è sempre la stessa cosa, ma voi se vedete qualcuno per strada che ha un difetto, ma neanche un difetto, una cosa che non vi piace, oppure particolare, che poi ogni difetto può essere anche una caratteristica di una persona, voglio dire. Cioè, ma dovete dire proprio tutto quello che vi passa per la testa. Se una incontrate per strada, gli dite, oh mio Dio, che stecchini, oppure oh mio Dio, non so, una qualsiasi altra cosa. Cioè, secondo me no. Comunque, ragazzi, io mi sto azzardando a metterlo anche sotto. Non so se sto facendo un guaio, però è talmente facile da applicare. Oh mio Dio, che bello. È bello.
Comunque ragazze, ci sono rimasta male perché vedo sempre che le donne sono poco solidali fra di loro. Adesso nulla contro questa ragazza che ha scritto questa cosa, che voglio dire, è anche una mancanza di delicatezza che magari uno non ci sta neanche a pensare, non so, perché poi ci sono sia quelle che sono più cattive, sia quelle che magari dice, bah, io non ci ho pensato, quindi non ti volevo offendere. Un po' di delicatezza in più non guasterebbe. Voi cosa ne pensate? Ragazze, all'interno dell'occhio metto questa qua, la Nero Intenso di Alchemilla, che mi piace un sacco perché appunto scrive proprio all'interno dell'occhio e mi piace un sacco perché non mi fa lacrimare l'occhio, quindi ve la consiglio. Se anche voi avete gli occhi sensibili è veramente una buonissima matita, ma voi state vedendo, oh mio Dio. Comunque ragazze, poi per non portare, l'abbiamo rifornito su caritashop.com, quindi adesso è disponibile un po' sia sopra che sotto. E quindi ragazze, io niente, volevo dare questo messaggio. Ah, poi alcune invece hanno scritto che la foto era ritoccata, che mi numero stretto il polpaccio, tutte stronzate, e ovviamente non è assolutamente vero. Cioè, ma io ho le gambe secche, secondo voi me le vado a restringere? Cioè, voglio dire, che poi si vedeva che non era modificata, insomma, ho postato anche la foto originale senza il filtro ed era praticamente la stessa. Cioè, io ho proprio le gambe così, ma anche nei video si vede che ho le gambe molto magre, il polpaccio le si sente. Quante volte mi avete sentito di dire sta cosa che le gambe mie sono secche, che non ho il polpaccio, spesso mi sono lamentata, tra virgolette. Comunque ragazzi, io penso che mi metto questa qua, anche se questa mi piace un sacco ed è molto natalizia, che è appunto quella là che vi ho detto prima, di Serge Cred. Adesso mi metterò Attractive. Vado a rimuovere un po' il buco cacao e l'applico. Quindi ragazze, adesso vi devo stare dritta. Che belle, sono morbidissime queste matite. Adoro, io le amo. E quindi niente, dico, tante ragazze magari sono, e dicono, ah che bello essere naturali, autentiche con la tinta Attractive. Questo è un lip kit, adoro, li amo. Questi qua come li ha regalo, sono stupendi, anche autoregalo. La cosa bella ragazzi è che durano un sacco, sulle labbra non si muovono proprio, infatti io spesso do anche baci a Dario, non si muovono proprio, adoro. Queste tinte sono folose. E quindi niente, dico, si proclama tanto la naturalezza, guardate che bel effetto volume, no vabbè, mi sono fatta un trucco troppo bello, troppo blu. Adesso la tinta ragazzi diventa opaca e si fissa. Possiamo decidere anche di mettergli il gloss, perché il gloss è molto simile alla tinta e dà questo effetto sparkly, che poi questi gloss sono comunque gloss che si fissano, non vanno via, quindi durano. E quindi io mo vedo un po' com'è, nel frattempo mi sciolgo i capelli e vediamo questo look com'è venuto. Molto molto bello, mi piace un sacco, adoro, io adoro proprio questo look così ragazzi, molto semplice, nude. Madonna quanto è bello sta là, no vabbè, ma sono stata brava ragazzi, mi aspettavo di peggio, adorissimo. Cosa ne pensate? Mi piace un sacco, tipo J-Lo questo look. Oh che bello con i miei cornini, bellissimo. E poi nude, secondo me ho fatto la scelta migliore di mettermi il nude. Voi cosa ne pensate? L'ho lasciato più fine ed elegante, però anche con questa sarebbe venuta bene. Comunque ragazzi sono tutte belle, adesso che stacco vi faccio la panoramica. Mi piace un sacco questo look, vi piace? Yeah! Sono felice ragazze. E niente ragazze, quindi io sono malata, mi voglio mettere molto un po' di illuminante, mi piace troppo ragazzi, mi piace lo stupone. Mi piace l'illuminante, qui questo, ah ecco, lo devo mettere anche qua, un po' sotto la palpebra, no vabbè, è meraviglioso, ok, provate questo segreto per lo zigomo rifatto. Comunque ragazze,
Niente, io vi aspetto su caritashop.com per acquistare tutta la nuova collezione di Nabla, tutti i prodotti. Ah, per struccarvi, voglio dare questo fantastico consiglio per struccarvi con prodotti naturali e veramente efficaci che non vi vanno a danneggiare il viso. Ho inserito su caritashop.com queste qua, che sono le acque micellari di Dr. Organic. Ragazze, sono favolose, ve le straconsiglio perché hanno ottimi ingredienti naturali. Questa al miele e questa all'aloe vera struccano magnificamente tutto il viso e in più lasciano la pelle veramente morbida. La cosa importante è che struccano tutto, quindi anche le tinte e tutto, e non seccano la pelle e non hanno olio, quindi non causano impurità. Anche di questi vi metto il link nel box informazione sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un bel like, anziché dico uno, tanti tanti like e tanti bei commentini. Mando un bacio, ciao family. Ragazze, volevo fare la prova con il luce da labbra, sì. Oh, no, vabbè. Oh, oh mio Dio, ragazze, non compratelo. Lethal Nude, non compratelo, me li compro tutti io. È favoloso, mio Dio, quanto bello. Ditemi la verità. Anche stupendo. Vi mando un bacio grande, mi piace troppo questo trucco, vi giuro mi piace troppo. E vi devo confidare che è mezzanotte, devo andare a dormire, mi sono truccata solo per fare questo video. Oh mio Dio, cosa mi consigliate di fare? Di uscire da sola? Così, perché cioè, è un peccato struccarmi. Sono disperata, ragazze, questa è una metafora della vita, cioè praticamente quando devi uscire ti viene il trucco una schifezza, quando ti devi andare a dormire ti viene un trucco bellissimo. Però vabbè, ragazze, l'ho fatto per voi, l'ho fatto per voi questo trucco con zigomi rifatti, che non è vero perché sono naturali, come avere anche voi zigomi rifatti. Solidarietà, vi aspetto su caritashop.com. buone feste e buon Natale, ciao family. Ah, guardate anche il video di domani. Nuovo video ogni giorno. Ragazze, questa è la nuova fantastica collezione di Nabla che vi aspetta su caritashop.com ed è scontata. Io vi giuro, me ne sono innamorata, quindi ve la straconsiglio perché sono buonissimi questi prodotti. Sono super luminosi e super performanti. Gli illuminanti, le tinte labbra, i lip kit, tinte matita, i vari pennelli, questo set di pennelli adoro, è fantastico. E anche i lip gloss sono veramente bellissimi. Scontata tutta adesso in offerta lancio. Venite su caritashop.com. È la routine che mi sono fatta di bellezza. Quindi la maschera viso in tessuto, poi ho applicato il siero al collagene, poi ho applicato la crema viso purificante, poi ho applicato il contorno occhi all'olio di argan. Questi prodotti ve li straconsiglio, sono tra i miei preferiti in assoluto e veramente sono fenomenali, che vanno tantissimo a migliorare la vostra pelle. Se fate questa routine così come sta, fatemelo sapere, sicuramente troverete dei benefici, la pelle vi diventerà molto molto più bella, senza imperfezioni e molto più luminosa. Vi aspetto su caritashop.com.